L'attesissimo derby della Locride tra Marina di Gioiosso e Siderno finisce a reti inviolate. Una gara con poche emozioni, sia da una parte che dall'altra. Alla fine, il risultato rispecchia in pieno l'andamento del big match. Ancora una volta ieri al Comunale, pubblico delle grandi occasioni, che conferma come questa gara sia particolarmente sentita in tutto il comprensorio. Nel primo tempo succede veramente poco, le squadre giocano a centrocampo e le difese, anche se poco impegnate, hanno la meglio sugli attaccanti. I giallorossi di Silvano sono scesi in campo decimati dalle assenze, mentre nel Siderno si è sentita molto in avanti l'assenza di Francesco Zerbi squalificato. Nel Marina di Gioiosa esordi in campionato del giovanissimo Vittorio Mattagliano, che si è mosso con disinvoltura mettendo in evidenza delle buone giocate. Un ragazzo che sicuramente tornerà molto utile alla compagine giallorossa nel corso del campionato. Gli episodi più salienti in fase conclusiva si sono registrati nella prima frazione della gara, al quarto minuto e all'undicesimo rispettivamente, con i sidernesi Moio e Fuda che hanno trovato pronto il portiere Piccolo. I padroni di casa hanno replicato con Vincenzo Mano al ventunesimo e tre minuti dopo con l'esordiente Mattagliano, buona tutto sommato la sua prova. A cercare la conclusione a rete, ma sempre con scarsa convinzione, poi hanno provato anche al 27esimo e al 31esimo Morabito per gli ospiti e Cagliuso per il Marina di Gioiosa. Più deciso al 36esimo e ancora Moio, che a ogni buon conto calcia poco più alto della porta difesa da Piccolo. Tutti si aspettavano un derby più spettacolare, così non è stato. Il match si conclude a reti bianche. Il pareggio, maturato ieri al Comunale, distanzia ulteriormente le due squadre dalla capolista Brancaleone, vittoriosa nell'anticipo di sabato. Al termine della gara, i due tecnici hanno ammesso che il risultato ad occhiali è il più giusto per quello che si è visto sul terreno di gioco. Da segnalare l'ottimo rapporto tra le due società e il comportamento esemplare di giocatori e terna arbitrale, usciti tra gli applausi del nutrito pubblico presente al Comunale di Marina di Gioiosa. Presidente, 0-0, derby della Locride che non è stato brillante, ma tutto sommato pubblico delle grandi occasioni. Vi ritenete soddisfatti di questo risultato? Molto, voglio dire, oggi avevo detto all'inizio che temevo questo Siderno, perché sapevo la forza della mia squadra, mancavano 7 titolari, 7 uomini di grande spessore e purtroppo